Ida Cook è rimasta Clizia Gurrado qui con noi, sono arrivati altri ospiti, un violoncello, allora introduciamo. Ma sì, buongiorno, io non potevo andare via, Monica, abbiamo un ospite, anzi due ospiti eccezionali. Io inizio perché sono garante, la signora fantastica Alessia Cappelletti, ufficio stampa. Buongiorno. Alessia, la mia cara amica. E poi abbiamo il violoncellista Hauser, sì. Solo Hauser mi ha detto, non Stefano Hauser, giusto? Giusto. Perché poi giusto. Come, come si dice? Stefan. A Stefano è più italiano. Più italiano, ti sì. Piace un po' l'Italia? No, mi piace like molto. Moltissimo. Alessia, ci racconti perché Hauser è qui a Milano? È qui a Milano perché dopo una trionfante carriera con Tusellos, in cui hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, hanno riempito arene come l'Arena di Verona o Caracalla, si sono presi, questi due violoncellisti classici prestati al rock, in un certo senso si sono presi un anno sabbatico per recuperare la loro voglia di stare insieme. E recuperando questo spazio, diciamo da solista, Hauser è ritornato alle sue radici classiche, presentando un album e quindi poi un tour mondiale tutto dedicato alle musiche classiche che più amato, che più rispecchiano la sua anima. Romantica, molto romantico. Noi qui siamo tutti molto romantici. Beh, l'Italia è romantica. Milano è romantica. Sì. Tanto sì, sì, no. Sì. Milano più fashion. Fashion. E poi c'è Venezia romantica. Venezia. Ah, anche Milano. Venezia numero uno. Sì, 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 è vero. Poi c'è la settimana della moda adesso, quindi fashion. Sì. A voglia. But I don't follow fashion. No. I'm all fashion. Beh, tu sei molto stiloso. Sì. Va bene. E quando sarà a Milano il concerto? Sarà a Milano a maggio. Agli Arcimboldi, dove presenterà dei brani estratti da quest'album, ma anche sempre dei brani di musica classica, sempre ritrascritti per violoncello, ma magari più rapidi, più veloci, tipo valzer, per dare poi al live un ritmo più armonico, più armonioso. Benissimo, quindi saremo tutte le Arcimboldi a maggio. Senti, sei pronto per suonarci qualcosa, vero? Un pezzo di Johann Sebastian Bach, una suite per solo cello numero uno. Avvicinali un po' il microfono, Clizia. Put a reverb. So, il riverbero. It's a famous piece by Bach. Certo, ascolta. Il riverbero. Ok. Ma lei piace Albinoni? Sì, dai, ancora qualcosa al volo? Solo per te. Ma grazie, signorina. Grazie, caro. Hauser con noi. E per tuoi gatti? Divento tutta rossa. Sì, perché i miei gatti amano molto Albinoni. Ecco, and so on. We continue later. Ancora? Ok, stavo rilassando. Later, ok. Ma come later adesso? Adesso? No. Allora ricordiamo che abbiamo in studio prestigiosissimo. Allora siamo qui ospite. Con Hauser, questo fantastico musicista. Io stavo guardando questo straordinario violoncello. Quanti anni ha? Lo vedo bello. 200 years. È un bel paio di centinaia d'anni. Sì, è bellissimo, è veramente stupendo. È francese. Sì. Francese. Parla francese, right. Speak French. Che ricorda sing every language. Sì, che ricorda le travi dei palcoscenici, no? Quelli vecchi. Lingua di amore. Ah sì? È molto romantico, language. Assolutamente, l'ha detto e confermiamo. Love, everyone understands. Yeah. Senti, Alessia, ci racconti cosa suonerà a maggio, se c'è già un programma, se hai già pensato a Albinoni per me, io sarò in prima fila, quindi apri con Albinoni, dopodiché... Do you have any idea about which track from the album you will play live in... Italian track, Nessun Dorma. Ti piace? Sì, sì, mi piace tutta la musica. E anche Caruso. Sì, certo. Ti voglio
meraviglia. Bene, quindi canterai anche? Will you sing? No, he's a very good singer. Ma è un bravo cantante. Ah, ok, beh, insomma, tutte le qualità. Questa è la mia voce. La tua voce. Un ragazzo veramente di grande talento. Quando hai iniziato a suonare? When can you tell us? Did you start? I started when I was eight. Your music, the beginning. And I never stopped. It was love at the first sight. Amore stato, a prima vista. Esatto, sì. Play. You believe in the love at the first sight? Yes. Sì, io ci credo tantissimo. Amore italiano. Ma anche poi all'ascolto a prima vista. Cioè, una musica proprio che ti rapisce dalla prima nota. Come quando ho sentito l'adagio di Albinoni da te, meravigliosamente eseguito. Lei è molto romantica. Sì, tantissimo. Sì, proprio. Più invecchio, più divento romantica. Non so. Facciamo così: ascoltiamo un disco e poi torniamo a parlare con questo meraviglioso violoncellista. Esatto, brava, con noi brava questa mattina Caigo, Avicii e Sandro Cavazza. Vedi un po', ti piacciono? Sì, ok. Mi piace tutto. E torniamo al nostro ospite, il violoncellista Hauser. Grande, un applauso, ci ha già fatto dei pezzetti. Grazie. Con il suo violoncello, adesso ha promesso che ce ne farà qualcun altro e abbiamo scoperto, insomma, Pola guardano tanta televisione italiana, Sanremo, il Festival di Sanremo, la musica italiana, lui ama Baglioni e anche Zucchero ha detto, gli piace questo graffiato. Mi piace questa voce. Questo graffiato. Così. E imparate anche l'italiano attraverso la TV, poco poco italiano, però ti capiamo molto bene. Poco. Cosa ci fai suonare? Cosa ci suoni adesso ancora? Che impazziamo per la tua musica? Ma play something on my album I have another Italian song. You know Cavalleria Rusticana. Sì, Cavalleria Rusticana. Compare Turino. Sing with me. Non ho voce. Tutto sing, everyone sing. Come on, andiamo. Santuzza. I'm Santuzza. I feel her passion. Yeah, ok. Appassionata. È meglio se faccio suonare lui. Sì, è meglio. Pochi secondi ancora, giusto un pezzettino, poi siamo ai saluti. We have to go. Un altro già salito al beta music. Monica ci ha preso gusto. Sì, from new album? Sì, from new album. Oh, there is a Tchaikovsky family. E allora, Tchaikovsky, Hauser. Ti piace questa melodia? Sì. Volevo fare la ballerina io. Ah, you dance now. Grande, grande. In the video you dance. Not me. No? I just told them. But they you dance. Are dancing. They are dancing around me. The whole balla, canta, suona divinamente, è romantico. Ed è molto simpatico anche. Ti fermi parecchio. È tutto il pacchetto. Funzionamento perfetto. Adesso riceveremo per lui delle telefonate. Sì. So già. Grazie, thank you very much. No, thank you. Ricordiamo Alessia, però lo ci spettacolo. Ricordi tutto? L'album è in uscita tra pochi giorni e a maggio sarà in Italia, anche se è quasi tutto solo. Down. Veramente, ma c'è un posto per noi due in prima fila? Per voi due c'è un posto anche in braccio, ok, grazie, d'accordo. Ringraziamo Alessio Cappelletti e Stepan, come si dice in Stepan Hauser, grazie. Grazie davvero. Grazie davvero, è una grande grande emozione, un grande onore anche. È vero. È molto simpatico, Dovete tornare a maggio però, questo sì, ce lo promettete? She's asking us to be back in May. Oh, definitely. Absolutely. Oh, bene. Io porto i gatti. I will take my cats too. Oh, okay? Yes. Too, me too, me too, me too. Grazie Clizia Gurrado anche. Grazie, grazie Monica, grazie Jacopo. Che è stato in regia, Paola Farina e Simone Paterni in redazione. E adesso, visto che Hauser ama tanto la musica italiana, di grande ispirazione, soprattutto Zucchero, cioè Spirito nel buio, io sono Steffi Longo, torno domani dalle 9 alle 12, Radio Lombardia, canale 626 del digitale terrestre. Ciao a tutti.